guardando su base mensile anche picchi del 7%. Questo vuol dire che effettivamente gli italiani, lo confermo, stanno costantemente ricorrendo nel day by day, nella quotidianità, agli strumenti digitali, carte o applicazioni per poter effettuare, insomma, appunto operazioni di acquisto. Sta succedendo davvero e concordo con quanto diceva Carlo circa la necessità di dover poi dotare anche nel mondo delle vending machine soluzioni che siano flessibili, che siano scalabili e che consentano poi agli italiani di poter effettuare anche in quel momento un'operazione di acquisto tramite una carta o tramite un'applicazione. Sul mondo delle applicazioni noi ci siamo interrogati e abbiamo messo a disposizione del mercato un servizio che si chiama Bancomat Pay. E da circa 2 anni lo stiamo lanciando per un momento sul mercato perché di fatto ha l'opportunità di poter essere utilizzato secondo la scelta un po' di quello che è il mondo delle vending machine, perché può essere utilizzato all'interno di un'applicazione, come diceva Carlo, quindi per poter ricaricare un wallet e per poter essere utilizzata ogni operazione, ma anche può essere utilizzata direttamente per colloquiare con il POS presente sulla vending machine, quindi è scalare, è flessibile. E quali esigenze, insomma, addressa, come dicono a Milano, quale esigenze, insomma, va a intercettare questo Bancomat Pay secondo voi? Beh, sostanzialmente ha l'opportunità di essere facilmente attivato, perché per poter essere attivato sia direttamente tramite l'applicazione, per esempio come diceva Carlo, di pagamenti tramite vending machine, basta semplicemente inserire alla prima operazione il proprio numero di cellulare e autorizzare l'operazione di pagamento. Quindi rispetto ad altri strumenti è molto molto più semplice e poi di fatto ricorre ad un pagamento one click. È come quando noi su e-commerce facciamo il pagamento con PayPal, è un click e l'operazione di pagamento viene effettuata. Ha il vantaggio di fatto di non dover ricorrere, quando si ha la vending machine, ai soliti contanti, ai piccoli spiccioli, visto che stiamo parlando appunto di operazioni di pagamento di piccolissimo importo, e ha la facilità di essere disponibile per quasi tutte le banche italiane, quindi per tutti gli utenti, per tutti i correntisti. Eh sì, quasi tutte le banche italiane, infatti questo mi ha fatto pensare che all'inizio, quando scrivevo, ripeto, di pagamenti mobili all'inizio, ma ancora per molti anni, Ivano si ricorda che era davvero un casino pagare col cellulare, dovevi beccare la banca giusta, l'app giusta e l'operatore giusto, questo incrocio tipo Magong, e poi finalmente dovevi avere grande determinazione. Sembra preistoria, ma fino a pochi anni fa era ancora così, quindi assistiamo davvero a una maturazione del mercato e del consumatore contemporaneamente. Ma cosa state facendo ancora per i micropagamenti? Cosa avete in cantiere? Siamo consapevoli delle difficoltà legate al mondo degli esercenti circa, e anche al mondo delle vending machine, circa appunto la possibilità di poter facilitare l'accettazione di operazioni di pagamento con strumenti digitali anche per piccoli importi e piccolissimi importi. Quello che stiamo facendo noi come Bancomat è cercare prima di tutto di lavorare su un modello di business che sia sostenibile per tutti gli attori al tavolo. Quindi noi ci siamo impegnati già in passato e lo vogliamo fare anche in futuro ad abbattere tutte quelle che sono le commissioni, quindi tutti quelli che sono gli introiti che ha Bancomat per tutte la gestione delle operazioni sino a 5 euro, proprio per facilitare il mercato, per mettere tutti nella condizione di poter agevolare l'utilizzo di questi strumenti anche per i piccolissimi importi, perché è davvero un tema di educazione finanziaria che però deve lavorare su ambo i fronti, deve lavorare sugli esercenti per facilitargli, per consentirgli di accettare pagamenti anche per piccoli importi con strumenti digitali, e deve al contempo anche educare l'utente finale a poter nel day by day utilizzare l'applicazione o la carta che sceglie per effettuare il pagamento. Ecco, una domanda da giornalista, ecco, non mi vogliate, ecco, da un po' di tempo si parla dell'azzeramento delle commissioni 5 euro, mi ricordo, ne scrissi forse già in epoca di lockdown, e c'è una data per questa, un target per questa novità? Noi l'abbiamo fatto per 2 anni, per tutto il 2020, sì, e il 2021, però era e ci siamo interrotti quest'anno sinceramente perché abbiamo un po' di riflesso acquisito un po' le scelte dello Stato, no? Di PagoPA e dintorni, in cui di fatto c'è stato uno stand by a tutte le iniziative relative al cashback di Stato. Intendiamo in realtà però riavviare nuovamente queste iniziative perché ci crediamo tantissimo già. Bene. A partire dall'anno prossimo.
Aggiungo solo un altro piccolo elemento, se può essere utile. Si è parlato tanto di cashback di Stato, abbiamo compreso come quanto nell'ambito dell'educazione finanziaria degli utenti finali il cashback ha una valenza. Ecco, per esempio con Bancomat Pay noi abbiamo già attivato un cashback gestito interamente da noi, quindi per tutte le operazioni effettuate con Bancomat Pay, a prescindere dall'importo, noi eroghiamo un cashback, perché crediamo che effettivamente questa logica premiale aiuti a utilizzare ancora di più questi strumenti anche per piccolissimi importi, perché poi il beneficio che se ne riesce a trarre incomincia a diventare interessante per gli utenti finali. No, interessante, no? Questa congiunzione tra i benefici del consumatore e i benefici del mercato, vanno tutti e due nella stessa direzione. Questo forse è il principale driver per cui assisteremo probabilmente a un'ulteriore crescita di questa innovazione nei prossimi mesi e anni. Ora, scendendo nell'operatività, diciamo, più concreta, passiamo adesso ad Alessandro Mondini di Enen Group. Ecco, prego. Quindi possiamo un po' raccontare meglio cosa vuol dire abbracciare questa innovazione proprio nella macchina, no? Scendiamo proprio nell'operatività più fisica. Mi senti? Ok, perfetto. Allora, intanto mi presento, mi chiamo Mondini Alessandro, sono il Chief Sales Officer di NEND. Per chi non conoscesse NEND, siamo esattamente alle vostre spalle con lo stand, siamo anche l'unico di questa tavola ad avere uno stand, quindi... Quando avete finito, colgo l'occasione un secondo. Fatevi un caffè. Per ringraziare tutto il team NEND che è esattamente dietro le vostre spalle, tutti quelli vestiti con la camicetta bianca, per tutto il lavoro che fanno quotidianamente, molto più del mio, che sono solo la parte commerciale. Noi come NEND abbiamo fondamentalmente due obiettivi. Il primo, è dalla parte dei pagamenti, è guidare l'utente sulla macchina, perché a molte volte l'iterazione proprio che c'è tra l'utente e la macchina non è così fluida come dovrebbe essere. Ci ricordiamo sempre che comunque il momento del pagamento non è mai un momento piacevole per l'utente, ma è sempre un momento che dovrebbe scorrere il più liscio possibile. Questa è la prima cosa che NEND con i suoi prodotti cerca di fare. La seconda, e questo è anche un messaggio rivolto ai miei colleghi fabbricanti di app, è quella che cerchiamo di aprirci e collaborare il più possibile con tutti quanti, in modo da fornire tutti gli strumenti più facili possibili e più, diciamo, sostenibili ai gestori. Quindi cercare in qualche modo di collaborare per cercare quello che viene definito oggi un open innovation, in modo che tutti possiamo collaborare per portare quel 20% di macchine connesse a essere l'80% di macchine connesse, fare in modo che il cliente finale, quando si approccia a una vending machine, sappia sempre di avere un sistema di pagamento digitale a portata di mano e che sia possibile il pagamento, che non debba affrontare tutti quegli ostacoli che oggi ci sono quando uno si approccia a una vending machine. Sì, quindi operativamente cosa vuol dire? Poi, cioè, cosa consigliate, diciamo così, quando si va a introdurre questi strumenti nella macchina? Allora, il consiglio che io posso dare ai miei, diciamo, clienti gestori è un po' per ricalcare quello che ha fatto i miei colleghi prima all'intervento, è che è comunque un percorso, è un percorso che dura una serie di anni, nel senso che Carlo ha portato un percorso che è iniziato nel 2015, quindi... quello che consiglio ai miei clienti è il momento di abbracciare questo percorso. Non pensate che duri una settimana l'introduzione di questi strumenti, è un lungo percorso che deve essere affrontato però nella maniera giusta, perché altrimenti se non lo si comincia ad affrontare oggi il rischio di arrivare fra un po' di anni troppo indietro è estremamente concreto, come dimostrano questi numeri. Come NEND cerchiamo di supportare i nostri clienti al meglio fornendo tutti gli strumenti possibili per incominciare questa avventura. Dicevi prima, il problema è quello della complessità che va ridotta, no? Se no si spaventa il consumatore, no? Vado al bar. Ecco, no? È appunto questo. Oggi ci approcciamo a un bar, a un pagamento in maniera molto semplice, nel senso non abbiamo problemi a tirare fuori la carta di credito e a fare le operazioni che servono. Ecco, sulle vending machine ancora questa cosa non è così corretta come dovrebbe essere, c'è tutta una serie di cose che andrebbero in qualche modo limate per fare in modo che
lo stesso approccio che uno ha di un pagamento in qualsiasi altro settore o segmento si possa ritrovare sulle vending. E per esempio cos'è che si può migliorare, soprattutto un esempio? Ma l'esempio più pratico è appunto come queste app si collegano, il tempo di collegamento tempo. Di queste app. Il tempo, però dipende anche dal Bluetooth, che sappiamo che non è proprio il protocollo più sveglio che abbiamo. E cercheremo di lavorare per limare tutta una serie di cose e fare in modo che l'integrazione sulle macchine sia migliore. Però invece venendo su questo, aggiungo Carlo un Bocchi. Piccolo dettaglio. Voi sapete che, insomma, chi mastica un po' di vending, oggi sul mercato ci sono essenzialmente due tecnologie che abilitano all'uso delle app o della moneta elettronica in digitale, in generale. Una è quella di cui parlava adesso il nostro moderatore, che è la connettività locale Bluetooth sulla macchina e l'utilizzo del canale dati del cellulare dell'utente. E questa ha alcune caratteristiche di diciamo semplicità, perché sulla macchina non bisogna fare degli interventi stravolgenti, e diciamo la funzionalità e la rapidità che la buona connessione Bluetooth consente, ecco, va gestita molto bene questo punto specifico della tecnologia. L'altra infrastruttura è quella che prevede la triangolazione tra la connessione dati della macchina e la connessione dati del telefono. Questa è diversa come impatto in termini di investimento, e adesso io non riesco a valutare, perché non la conosco e non la utilizzo, quanto sia più o meno efficiente rispetto all'altra. Però ci sono queste due scelte tecnologiche oggi sul campo. Il mio animo tecnologo mi impone di chiederti un po' meglio come funziona la seconda, sono curioso. Cioè la seconda avviene? Funziona così: la macchina è connessa a rete dati e quindi è connessa al medesimo cloud che gestisce l'app. Quindi io mi avvicino alla macchina, dentro la mia app, o perché uso l'NFC o perché inquadro un QR code o digito un codice, dico che voglio consumare su quella macchina, ed è il cloud che dice alla macchina: guarda che c'è questo cliente che ha quel credito disponibile e vuole consumare. Ho capito. Allora si conoscono, diciamo, in prossimità, perché l'utente esatto. fa qualcosa e poi dialogano tramite il cloud. Va bene, ok. Va bene, okay. Ecco. Sì. Ci sono pro e contro in entrambe le tecnologie. Io e Carlo abbiamo battagliato su questo argomento per un sacco di tempo. Vogliamo dire pro e contro rapidamente? Penso sia abbastanza pratico e interessante. Allora, io sono un grande sostenitore della macchina online. Poi sui pagamenti possiamo discutere, ma il fatto di mettere le macchine online, secondo me, sarà... personalmente, da costruttore, penso che sarà il trend del futuro. Il punto di avere la macchina online ti permette di conoscere esattamente in qualsiasi momento lo stato della tua macchina e di poter fare tutta una serie di operazioni che altrimenti ti sarebbero negate. Sì, però l'operatore affronta dei costi iniziali maggiori, immagino. Assolutamente sì, ma la sfida poi è quella di azzerare questi costi in qualche modo e cercare di portare solo i vantaggi. Carlo voleva dire qualcosa? No, io non è vero che abbiamo sbattagliato tutto qua. No, allora noi utilizziamo invece una tecnologia più semplice che, diciamo, consente alcune cose e non ne consente altre. Quello che consente è una rapida diffusione dello strumento, perché è molto bassa a livello di costi di ingresso e nella mia valutazione più efficiente ai fini della vendita, nel senso che non mi risulta, insomma, mi risulta che sia più agevole per l'utente. La connettività locale la uso, la mia app, il mio cliente la usa come esattamente come usava la chiavetta: mi avvicino, vedo il mio credito nella macchina, consumo. Ho capito. Ad Alessandro Mondini volevo chiedere altre cose. Sostenibilità è un tema importante, no? Sempre più importante, cambiamenti climatici, insomma abbiamo visto tutti a Glasgow gli scenari che si stanno disegnando. Questa è una tecnologia anche che va verso la sostenibilità, ecco, in che modo? Assolutamente sì, e questo si ricollega al messaggio che ho mandato ai miei colleghi fabbricanti: dobbiamo cercare in qualche modo di ridurre l'impatto di
tutto quell'hardware che ogni volta che un gestore deve cercare di mettere qualche novità deve installare in macchina. Questo fa un po' il punto con la collaborazione che intendevo prima. Cerchiamo di collaborare per ridurlo, per fare in modo che siamo tutti più sostenibili anche gli investimenti e che questo porti un vantaggio per anche alla diffusione più veloce dei pagamenti. Ok, adesso volevo un altro punto, verso il consumatore finale, quali messaggi, quale comunicazione, quale branding si può adottare? Tu Alessandro, poi volevo chiedere il parere anche agli altri su questo. Questo è proprio una cosa che si incomincia a vedere nel mondo dei gestori, il fatto di poter dare un messaggio chiaro anche del proprio brand sulle vending machine incomincia a diventare sempre più importante e gli strumenti che vengono utilizzati per far sì che la gente riconosca le proprie macchine sono sempre più diffusi. Carlo usa la sua B-App o tutta una serie di cose. Ecco, il brand anche sulle vending machine, che non era mai stato così diffuso, diventerà sempre più importante per differenziarsi. E ma si può fare qualcosa meglio, più evoluto per la comunicazione anche digitale di questi strumenti? Carlo, non vorrei vendere in questo momento, ma i miei prodotti, touch, il fatto di poter installare sulle macchine qualcosa che mostrano in maniera interattiva qualcosa, aumenta la possibilità di aumentano la possibilità di creare un'identità di brand per il gestore finale. Carlo voleva dire Sì, adesso il brand è una cosa che non è fine a se stessa, cioè il brand è una cosa che ha la finalità di andare incontro alle attese di un consumatore, ok? Non è che a me piace il brand Buon Ristoro perché così mi gratifica che la gente lo conosce. A me piace che le persone riconoscano che la promessa di servizio che Buon Ristoro fa dentro ogni suo cliente venga mantenuta e il riconoscimento di questa promessa mantenuta diventa la forza del brand. Okay? Allora, per me il brand è una cosa che è particolarmente articolata e complessa, sfrutta i canali digitali ma è fatta di tanta sostanza. È fatta di tanta tanta sostanza. Noi per esempio che abbiamo un parco di utenti dell'app estremamente consistente, cioè le 80, 90, 100.000 persone che tutti i mesi utilizzano la nostra app, sono un canale di comunicazione aperto. Noi abbiamo interpretato questo rapporto con il consumatore in maniera estremamente prudente e delicata, perché io gli prometto un caffè. Non gli prometto di vendergli della pubblicità dei brand o la pubblicità di cioè io gli prometto un caffè. Magari un buon caffè. Magari un buon caffè. Magari con una bella app che funziona bene. Però gli prometto quello lì, ok? Ok. Ecco. Domande dal pubblico, abbiamo già questa possibilità. Pensateci anche dopo, però se qualche mano si alza adesso possiamo subito rispondere. Una domanda a qualunque persona di noi. Pensateci, c'è già qualcuno? Mani alzate? Nessuna timidezza? Vabbè, pensateci un attimo. Volevo chiedere a Ivano Asaro il suo parere su cosa si può fare per migliorare awareness, come si chiama, la consapevolezza del consumatore finale. Sì. Sentite? Sì, ok. Ecco, a mio avviso è fondamentale la comunicazione. Questo è un tema su cui io batto parecchio il chiodo in generale nei pagamenti elettronici, nel senso che sono state fatte tante iniziative, è stato fatto un grosso lavoro, se penso anche al tema commissioni che è stato citato prima, per abbassarle ad esempio. Ecco, questa cosa non sempre è arrivata agli utenti finali da un lato e agli esercenti dagli altri, no? Quindi tante volte ci scontriamo ancora con qualcuno ad esempio che si lamenta. Può fare. Esatto, ecco. Qui il lavoro da fare è complessivo, no? se parliamo del mondo vending è importante, al di là del mettere l'etichetta con scritto c'è la nuova app, guidare in realtà l'utente nelle fasi anche che sembrano più banali, ma l'installazione dell'app, su come si carica il credito, quello che dice Carlo mi piace, assicurarti una risposta
e questa cosa non è banale, no? Quando io ho un problema, banalmente non riesco a installare l'app, non riesco a caricare il credito, è fondamentale che in pochissimo tempo, se io faccio una domanda, mi venga dato il supporto che mi serve, perché altrimenti se perdiamo il cliente in quella fase lì non lo recuperiamo più. Sì. Quindi questo è smette di usare assolutamente lo strumento. Fondamentale. Ci riprova fra 5-10 anni. Esatto. Domande dal pubblico, eccolo. Se puoi dire nome, chi sei, azienda, è più facile, diciamo, per noi. Andrealo. Ah, grazie, il vallettone. Andrealo Valbiero, del gruppo Albiero, gestore di distributori automatici. Volevo fare una domanda alla signora della Bancomat, in quanto, secondo me, nel nostro settore i costi delle commissioni sono sempre state presentate molto, ma molto alte, superiori perfino ai negozi. Noi che facciamo microtransazioni dove un centesimo per noi è anche il 5% del volume. Quindi da parte delle banche del vostro comparto, come vedete il nostro settore? Volete investire sul nostro settore? Dunque faccio la premessa che noi come Bancomat lavoriamo per le banche, ma oggi qui purtroppo manca tra gli attori a questa tavola rotonda molto interessante e stimolante le banche. Avevamo invitato. Noi che siamo dietro le banche cerchiamo di fare il più possibile per ridurre appunto quelli che sono i costi lato banca, che poi necessariamente le banche tendono a riversare. Non voglio creare nessun litigio, nessuna guerra fondaia. Cerchiamo di ridurre tutti i costi, lo abbiamo fatto in passato, l'abbiamo fatto per ben 2 anni, quindi abbiamo ridotto sia quelli che erano i nostri introiti e abbiamo ridotto anche quelle che sono, diciamo, le cosiddette commissioni interbancarie, quindi quelle che sono le commissioni che vengono appunto gestite, tramitate tra la banca che offre a voi il servizio di accettazione e la banca che invece, diciamo, emette la carta o comunque emette lo strumento sotteso all'operazione di pagamento che viene effettuata. Ciò nonostante ci siamo resi conto che questa scelta da parte di Bancomat, che gestisce comunque su base annua oltre 2 miliardi di transazioni, quindi comunque sul mercato è uno dei player più importanti per mercato Italia, comunque poi purtroppo non ha portato nell'ultimo miglio sempre ad una riduzione delle condizioni economiche che vengono fatte dalla singola banca all'esercente o a coloro che gestiscono le vending machine. Quindi purtroppo poi quest'ultimo miglio non è sempre stato gestito in questo modo, in questa stessa direzione. Devo però dire che non è legato ad un non interesse da parte delle banche, è legato più che altro ad una complessità, ad una difficoltà di gestire poi tutti quelli che sono temi di natura contrattuale, le condizioni economiche di fatto poi rientrano nei contratti che voi avete in essere con le singole realtà bancarie. Spesso non si riesce sempre, perché il numero di esercenti in Italia è davvero alto, elevato e in continua evoluzione, in continuo ampliamento, quindi probabilmente è più un tema di tempistiche, le banche non sempre riescono poi a gestire in maniera efficace l'aggiornamento rapido delle condizioni economiche che poi riversano sugli esercenti stessi, quindi è un tema di velocità. È un tema di velocità che ci deve interessare lungo tutta la filiera, quindi sia velocità quando parliamo di user experience, di rapidità e di semplicità, ma anche poi di velocità nel mettere al mercato le condizioni economiche atte a poter diffondere più facilmente questi strumenti di pagamento, perché quello che noto spesso da attore di mercato è che siamo molto interessati, molto focalizzati sulla user experience, a velocizzare la user experience del cliente finale, ma dobbiamo porre la stessa identica attenzione anche a quelle che sono le esigenze degli esercenti per velocizzare anche la disponibilità, la diffusione degli strumenti di pagamento da parte degli esercenti. Quello che dicevo un po' prima, domanda e offerta purtroppo si devono necessariamente incontrare, è una cosa molto banale, ma in questo mercato che è in continua evoluzione probabilmente il faro negli ultimi anni è molto focalizzato sulle esigenze degli utenti finali, dei consumatori, ma poco da quest'altra prospettiva, quindi dobbiamo un po' bilanciare, credo. C'è altre domande, mi sembra, no? Sì, prego. Ce ne sono altre, così capisco dove andiamo a parare. Solo lui? Siete sicuri? Va bene, prego.
Velocissimo, allora sono Tommaso Gallone, vengo dalla provincia di Brindisi, sono un produttore di snack tipico pugliese. Sente basso, si può alzare quel microfono? Si sente molto basso. Vabbè, se no viene qua. Niente, volevo sapere, avete parlato tantissimo di pagamenti, volevo un attimo sapere la tendenza delle richieste da parte del vending, a prescindere dal classico caffè e cappuccino, per quanto riguarda lo snack, cioè l'altra tipologia di prodotto, che tipo di, diciamo, di tendenza di mercato ci sono in percentuale? Rispondo io? Rispondi tu, Carlo? Forse ho capito la domanda, ma... Allora, no, rispondo io. È disponibile ed è stato presentato ieri la rilevazione di Ipsos sul nostro mercato, che copre anche quel tipo di domande. Quindi io le consiglierei di rivolgersi di là allo stand Confida, che le danno il rapportino di quella ricerca di mercato, che viene aggiornata tutti gli anni ed è fatta con dati veri estratti dai gestionali degli operatori della distribuzione automatica. Quindi io non l'ho guardato questo degli ultimi anni. Le dico quello che vedo dentro la mia azienda. Nella mia azienda c'è stato un tendenziale calo del taglio di acquisto, cioè le persone hanno meno disponibilità economica in questo momento. Quindi, fatto salvo il listino e fissato il listino che io applico da un cliente, il prezzo medio di vendita mio è leggermente calato in quest'ultimo anno, perché la disponibilità economica sta calando, Quindi normalmente il caffè costa meno di uno snack caffè 35-40 centesimi, uno snack minimo 50 andando su, e quindi è un mercato che forse un pochettino diciamo non vedrà più la crescita che invece c'è stato negli ultimi 10 anni, ecco. Prego. Se invece parliamo di quando il prezzo medio del prodotto in vending cresce, finisco un secondo, dico, quando i prezzi medi salgono di un importo rilevante, l'attesa del cliente di un pagamento digitale cresce, nel senso che se si incominciano a vendere non più caffè soltanto, ma prodotti che incominciano a costare 7, 8, 10 euro, l'attesa del cliente verso un pagamento digitale è molto elevata. Questo è solo il messaggio. Ultima chance per una domanda, fra 10 minuti chiudiamo, però vi dico, quindi ultimissima chance. Alzate la mano. Ok, nessuno alza, credo. Ok. E va bene, allora vi ringrazio tutti, penso che abbiamo dato un quadro esaustivo di dove siamo, dove andiamo, come arrivarci, anche qualche nodo da superare, qualche complessità da limare, ecco, però la strada bene o male almeno è illuminata, sappiamo come arrivare lì a destinazione ci sono dei forti indizi che l'Italia sta andando in quella direzione, quindi grazie ancora per essere venuti qui, buon pranzo, che è pure importante, soprattutto con le vending machine che abbiamo qui intorno. Allora, grazie e buona giornata.